Benvenuti anche oggi sul mio canale. Allora, oggi vi mostro come possiamo realizzare questi sandali infradito, veramente molto molto semplici da fare. E hanno, vedete, una chiusura dietro al tallone molto comoda. Io ho usato questi bottoni, vedete, a pressione. Con una mano è più difficile sbottonarli. Ne ho messi due. Hanno la misura di 1 cm. Per la base, voi potete tranquillamente trovarla nel box informazioni. Vi metto il link. Il box informazioni si trova sotto a questo video. Basterà semplicemente cliccare sulla V capovolta e si aprirà praticamente il box informazioni dove trovate i miei contatti, dove trovate i materiali che ho usato e qualsiasi altra informazione vi sia utile ovviamente per i sandali. Una cosa importante che vi faccio vedere prima di iniziare la lavorazione sono le misure. Allora, il nostro pentagono, vedete, misurerà 6 centimetri, quindi andiamo a lavorare un pentagono di 6 centimetri. La lunghezza approssimativa, più o meno, ovviamente poi io ve lo misuro anche durante la lavorazione, il che potrebbe cambiare un po' perché è di circa 8,5. La parte, quindi questa parte qui, vedete, noi lavoriamo il pentagono, poi lavoriamo il punto granny è di circa 8,5. Questa parte, che potrà essere più lunga in base alla misura che andiamo a realizzare, nel mio caso è di 7 centimetri. Eccola qua, vedete? Ok, quindi più o meno voi dovete attenervi a queste che sono le prime due misure per tutte ovviamente le taglie, ma la parte retro, questa maglia bassa, potrà essere più lunga in base alla misura, ovviamente alla taglia del piede. Inoltre, una cosa importante che vi ricordo è di iscrivervi ovviamente al canale YouTube, ma soprattutto di attivare la campanella. C'è una campanella in alto vicino al bottone iscriviti o iscritto, dove praticamente cliccando su quella campanella voi attivate le notifiche. Attivate tutte le notifiche, così ogni volta che io carico un tutorial voi praticamente ricevete la notifica e siete aggiornati su tutti i tutorial. Siccome ne carico un paio a settimana, quindi così non ne perdete nessuno. Un'altra cosa, se volete farmi vedere i vostri lavori, iscrivetevi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, così insomma possiamo condividere insieme i lavori. Detto questo, passiamo al tutorial. Per il nostro tutorial abbiamo bisogno di questa base. Io nel box informazioni vi metto il link dove trovate praticamente la stessa base. Identica proprio alla mia, il venditore non le ha più, però hanno lo stesso sistema, vedete, dei due ganci laterali e di quello centrale. Quindi praticamente la base è identica, cambierà soltanto il materiale, insomma, di questi, però è tutto uguale. Quindi, ovviamente, nella misura, questo è un 37, nella misura che serve a voi la ordinate. Uso questo tipo di cordino, vedete che è molto molto sottile, che è fornito in questi piccoli rocchetti. Allora, potete sostituire tranquillamente questo filato, perché non so se è ancora in vendita, praticamente me l'hanno dato l'anno scorso, quindi adesso solo ho trovato il tempo di fare una prova. Vedete, un materiale non elastico. Quindi è molto comodo perché praticamente slabbra poco. Però in sostituzione potete usare lo Swan Rowan, che si presta veramente in maniera molto simile. È comunque elastico rispetto a questo, però si presta bene per questa lavorazione. Iniziamo la lavorazione con un anello magico. A sinistra abbiamo il filo corto, facciamo un'asola, vedete, in questa maniera qui. Da dentro vado a caricare il filo del gomitolo e inizio la lavorazione. Dobbiamo lavorare un pentagono, quindi 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, quindi lavoriamo 3 catenelle che saranno la prima maglia alta e lavoriamo altre 2 maglie alte per un totale di 3 maglie alte. Lavorate le 3 maglie alte, lavoriamo 1 e 2 catenelle. Filo sull'uncinetto e di nuovo lavoriamo 1, 2 e 3 maglie alte. E di nuovo 2 catenelle. Quindi dobbiamo lavorare un totale
di 5 gruppi da 3 maglie alte. Ne abbiamo lavorati due, ne lavoriamo un altro, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle, quindi abbiamo lavorato 1, 2, 3 gruppi. Lavoriamo il quarto gruppo, quindi 1, 2 e 3 maglie alte e di nuovo 2 catenelle. E adesso l'ultima, quindi 1, 2 e 3 maglie alte e di nuovo 2 catenelle. A questo punto 1, 2, 3, 4 e 5 gruppi da 3 maglie alte. Adesso vedete il filo più corto, stringiamo bene bene il nostro anello e sulla terza, 1, 2, 3, sulla terza catenella andiamo a chiudere la lavorazione a maglia bassissima in questa maniera qui. A questo punto vedete, noi abbiamo completato ovviamente la prima riga. Adesso proseguiamo in questa maniera qui. Lavoriamo 1, 2, 3 e 4 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo in quella che è la punta, vedete? Qui abbiamo la parte piatta, qui abbiamo la punta. Entriamo e lavoriamo 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3 maglie alte. Vedete? Adesso una catenella e che cosa facciamo? Ci agganciamo, vedete, già a questa lavorazione, quindi alla parte, vedete, sul davanti. Quindi io entro così, vedete, attraverso con la catenella, faccio così, in questa maniera qui, vedete? Filo sull'uncinetto, entro di nuovo, vedete, nello spazio, vi faccio vedere, e lavoro le altre 3 maglie alte. Quindi 1, dobbiamo cercare ovviamente di tirare bene, quindi di stringere bene il filato. Quindi entriamo, lavoriamo la prima, la seconda e la terza maglia alta e una catenella. In questa maniera, vedete, vi faccio vedere, quella che è la punta del nostro esagono è già incastrata all'interno della lavorazione. Adesso, in ogni punta non dobbiamo fare altro che lavorare le 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e di nuovo 1, 2 e 3 maglie alte, in questa maniera, vedete? Una catenella e di nuovo 1, 2 3, una catenella e di nuovo 1, 2, 3 e una catenella. E andiamo ovviamente a proseguire. Ora abbiamo, vedete, 1, 2, 3, una catenella e di nuovo 1, 2,
3 e una catenella. Arriviamo, vedete, nell'ultimo spazio. Entriamo all'interno. 1, 2, 3 maglie alte. Una catenella e di nuovo 1 e 2 ovviamente maglie alte, perché vedete la terza abbiamo lavorato la catenella, le 3 catenelle, 4 perché una è la distanziatrice. Quindi 1, 2, 3 e sulla terza andiamo a chiudere a maglie bassissime in questa maniera qui. Adesso ovviamente andiamo a guardare la lavorazione ed eccola qui, vedete? Quindi qui al centro avremo la già posizionato, vedete, dove ovviamente andiamo a infilare il nostro dito. Ecco qui, vedete? Questa è la lavorazione del pentagono, quindi la punta deve andare verso il basso in questa maniera qui. Adesso ovviamente andiamo a proseguire. A questo punto tagliamo il filo e lo andiamo a nascondere, ovviamente. Quindi siamo qui, saltiamo un punto, entriamo, vedete, in quelli dopo. E poi al centro del punto. E poi ovviamente andiamo sempre a nascondere il nostro filo all'interno del lavoro. Ed ecco qui. E poi vado a saldare con accendino. Allora, a questo punto, vedete, dobbiamo proseguire in questa maniera qui. Questa è la mattonellina, vedete? Noi dobbiamo lavorare sul lato destro e sul lato sinistro da questa parte. Qui ci sono, guardate, iniziamo da destra, le 2 punte, quindi dove ci sono, vedete, la catenella, dove è la catenella sia di qua che di qua. Quindi noi giriamo in questa maniera qui. E ci agganciamo, vedete, sul la prima catenella, quindi della prima punta, in questa maniera, quindi al centro. E iniziamo lavorando 1, 2 e 3 catenelle. Filo sull'uncinetto e all'interno lavoriamo altre 2 maglie alte, quindi la seconda e la terza. E una catenella. Adesso al centro di nuovo lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 catenelle. Maglie alte, scusate, ho detto catenelle, 3 maglie alte e una catenella. Filo sull'uncinetto, vedete dove abbiamo lo spazio di una catenella, lavoriamo 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Ed ecco qui, vedete. Adesso 1, 2, 3 e 4 catenelle, perché qui abbiamo, vedete, la lavorazione delle 3, dobbiamo girare il lavoro in questa maniera qui. Filo sull'uncinetto e all'interno dello spazio lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte e una catenella. Di nuovo nel prossimo spazio, vedete, lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte e una catenella. Adesso filo sull'uncinetto, vedete, sulla prima
maglia alta formata da 3 catenelle, lavoriamo una sola maglia alta, andando a creare lo spazio per lavorare ovviamente le maglie. Adesso di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, giriamo sempre il nostro lavoro e le altre due, vedete, le andiamo a realizzare nello spazio sottostante. Quindi 1 e 2 maglie alte, avendo un totale di 3, una catenella e di nuovo vedete nel prossimo spazio 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella. E qui vedete abbiamo lo spazio e di nuovo 1, 2 e 3. Quindi avremo sempre, vedete, una lavorazione di 3 in questa maniera qui. Ok? Adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire per un totale di 7 righe, quindi andate a proseguire per un totale di 7 righe come vi ho fatto vedere. Una volta vedete che abbiamo lavorato le nostre 7 righe, il lavoro si presenterà in questa maniera. Adesso noi non dobbiamo fare altro che andare a lavorare delle maglie basse, quindi delle righe di maglie basse. Io guardate, mi trovo in questa maniera qui, non faccio altro semplicemente che girare il lavoro, non faccio, guardate, la catenella, entro direttamente all'interno e lavoro la prima maglia bassa, quindi giriamo sempre il lavoro, vi raccomando, e in ogni punto lavoriamo delle maglie basse, quindi in maniera molto molto semplice, dove ho, vedete, la catenella, l'attraverso e lavoro la maglia bassa, in ogni punto maglia bassa. Anche qui vedete, io ho la catenella, attraverso la catenella e lavoro la maglia bassa. E infine lavoro gli ultimi 3 punti. Qui ho, vedete, le 3 catenelle, ovviamente su quella, sulla terza entro e lavoro la maglia bassa. Quindi ho lavorato, vedete, la prima riga. Adesso continuo girando sempre il lavoro, vedete, entro nella prima maglia bassa e lavoro la maglia bassa. Quindi adesso io vado a fare un tot di righe, vedete, a maglia bassa, in questa maniera qui. Quindi maglia bassa su ogni maglia bassa, creando chiaramente questa fascia. Mentre le prime due lavorazioni sono identiche per tutti i numeri, la fascia sarà praticamente la lunghezza che deve arrivare al tallone. Quindi questa parte qua ovviamente vi dovete regolare voi, ok? Io adesso vado a fare delle righe e vi dico per il numero 37 ovviamente quante righe ho realizzato e poi vi dico anche i centimetri, così vi rendete conto meglio se state lavorando con un altro filato. Arriviamo nell'ultimo punto. Eccolo qui. Ed ecco, vedete. E di nuovo, ovviamente, giriamo sempre la lavorazione. E di nuovo, maglia bassa, vedete, sul primo punto. E così via. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, io ho proseguito per un totale di 15 righe e vi dico anche i centimetri, ovviamente. I centimetri sono circa, allora, misuriamo dalla prima, circa 7,5. Invece di punto granny abbiamo 7 centimetri e la nostra mattonella misura 6 centimetri. Quindi queste sono le misure che dovete avere anche voi, ok? Ovviamente vi ripeto solo questa parte,
Vedete, perché praticamente vi spiego, arriviamo fin qui. Questa parte dovrà essere fatta in base alla misura della scarpa, in modo, vedete, che deve arrivare a metà del tallone. Quindi se avete ovviamente un numero più grande, è probabile che questa misura deve essere più lunga. Questo vi dovete regolare voi. Quindi questa sarà, vedete, la lavorazione. Adesso chiudiamo ovviamente la lavorazione, quindi tiriamo il filo in questa maniera qui e andiamo a nascondere questo filo all'interno della lavorazione. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la stessissima lavorazione anche dall'altra parte. Quindi abbiamo, vedete, lavorato di qua in questa maniera, quindi questa parte va lasciata libera. Adesso dobbiamo lavorare da quest'altro lato, quindi questo spazio e questo spazio. Quindi anche qui, vedete, ci agganciamo, abbiamo fatto per l'altro lato 3 catenelle, 1, 2 e 3, e iniziamo a lavorare le 3 maglie alte, quindi altre 2 maglie alte, perché la prima sarà da 3 catenelle. Una catenella, e vedete, andiamo praticamente in ogni spazio. 1, 2 e 3, e una catenella. E di nuovo nell'ultimo spazio, vedete, lavoriamo le 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle. Vedete? Adesso dobbiamo fare la stessa lavorazione come di qua. Andiamo a proseguire per un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 righe e 15 righe di maglia bassa. Ok? Quindi, come vi ho fatto vedere per l'altro lato, iniziamo, vedete, a fare sempre dei giri di andata e ritorno, quindi anche qui 3 e 4, ovviamente, catenelle. Giriamo sempre, vedete, il lavoro. Nel prossimo lavoriamo di nuovo le nostre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella. Di nuovo qui nello spazio le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e qua 1, 2 e 3 sulla terza catenella lavoriamo una maglia alta. Vedete? Ora ovviamente di nuovo andiamo a proseguire 1, 2 e 3 di nuovo. Giriamo il lavoro. Qui lavoriamo le altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Una catenella e di nuovo le 3 maglie alte in ogni spazio, quindi 1, 2 e 3. E una catenella. E infine le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Quindi vedete, man mano il lavoro sale come da quest'altra parte, quindi proseguite le 7 righe e poi le 15 righe a maglia bassa. Allora, una volta vedete che io ho terminato, quindi abbiamo terminato le due parti, vedete? Abbiamo completato ovviamente in parte il sandalo. Adesso io che cosa faccio? Vado a cucire, vedete, questa parte la vado a cucire, non l'ho infilata perché rispetto a questo pensavo che, diciamo, fosse più resistente andarla a cucire. Ovviamente anche questa parte centrale la potete cucire. Io dopo vi faccio vedere che un lato l'ho cucito e un lato l'ho infilato, quindi decidete poi voi come fare. Allora adesso vedete, io ho l'ultima parte del punto granny, vedete, questo, e vado a cucire questa parte qui con filo di nylon e ago, un semplice ago, vedete, perché il filo di nylon, vi dico già quanti millimetri è 0,40 mm, ma se trovate anche 0,35 va benissimo. Allora adesso vedete, faccio in questa maniera, qui ho fatto un nodino all'estremità del filo. Infilo il nodino, inizio a infilare il nodino
anche sulla parte anteriore, tanto non si vedrà. Vedete, fermo il filo. Adesso sull'ultimo punto granny, eccolo qua, vado a cucire. Voglio farvi vedere bene. Infilo sulle maglie. E dentro esco, vedete, dal filato e chiaramente dalla parte bianca. Così. Uniamo. In questa maniera e andiamo a cucire. Quindi andate a cucire ovviamente come meglio potete fare per infilare, per fermare bene ovviamente, vi raccomando, quindi fate più punti di cucitura in modo che poi, io uso il nylon proprio perché è più resistente, potete usare anche lo stesso filato volendo, poi dipende insomma che filato usate. Con il nylon la cucitura è più resistente. Quindi adesso vedete, proseguo, vado sempre a saldare di più dentro, vedete, in tutte queste parti bianche, nella parte bianca. In questo caso è bianco, ma la base non è sempre uguale, ve l'ho già detto, eh. E saldiamo bene bene, vedete, tutta questa parte bianca. Io vi consiglio di farlo col filo di nylon perché difficilmente, cioè è quasi impossibile che si spezzi. Ovviamente poi alla fine lo dovete saldare bene. Date un'occhiata, ovviamente dopo che avete cucito, se secondo voi va bene, ok, io lo vedo bello stabile. Entro di nuovo all'interno, faccio un nodino, vedete così. Entro di nuovo all'interno del tessuto, lo faccio per un paio di volte per saldare bene bene. Ecco qui, e di nuovo entro all'interno e taglio. Ed ecco qui, vedete che una parte è saldata. Adesso facciamo la stessissima cosa da questa parte qui. Prendiamo sempre la parte bianca e andate a cucire sull'ultimo. Vedete, sull'ultimo. Ovviamente, se avete la possibilità di misurare, misurate sempre la scarpa, eh? Così una volta che l'avete misurata, state tranquille. Io adesso vado a cucire anche di qua. Una volta vedete che io ho cucito le due parti. Abbiamo quasi completato la scarpa. Adesso vi faccio vedere. Questa è la destra, vedete che io ho già completato e ho già messo, vedete, i bottoni a pressione. Ecco qua. Ok. Vado a fare anche, ovviamente, a metterli anche di qua. Adesso vedete, io ho accavallato la chiusura verso sinistra per la scarpa destra. Adesso per la scarpa sinistra la accavallo verso destra. Allora, questa è una mia particolarità, ovviamente, che faccio per una visione ottica, però è chiaro che non c'è nessun obbligo, ovviamente, assolutamente. Adesso dobbiamo sempre tenere conto, vedete, che noi accavalliamo per il tallone, vedete, in questa maniera il tallone si fermerà qua e quindi noi più o meno dobbiamo accavallare in questa maniera, tenendo conto più o meno che poi slabra un po', ok? Quindi semplicemente inizio con il primo bottoncino, così, un ago ovviamente che passi attraverso il bottoncino, tenete sempre presente questa cosa qui. Inizio ad infilare e poi entro attraverso il foro. Allora, non è difficile ovviamente cucire, ve lo faccio vedere giusto per... Però, insomma, è chiaro che dovete solo entrare ed uscire, vedete, dai fori, perché
Niente di difficilissimo. Può essere antipatico, ma non è difficile. Una volta vedete che abbiamo fissato una parte, man mano giriamo ed entriamo ovviamente dall'altro lato. Vedete, io prima mi aiuto così, poi entro nel foro, e poi vado a fermare, vedete il filo sempre nello stesso foro. Vado per 2 o 3 volte, insomma, più o meno, poi ovviamente valutate voi anche in base al filato, vedete? Do giusto 2 o 3 volte. E poi rigiro man mano, vedete? E dentro mi sposto, vedete dove ho il foro? E dentro chiaramente in quest'altro foro. E anche qui entriamo ed usciamo ovviamente più volte per fermare il bottone. Ok, arriviamo. Qui abbiamo l'ultimo foro, quindi io mi sposto, vedete, di nuovo col lago man mano. E dentro dove ho l'ultimo foro. E anche qui entro ed esco ovviamente 2 o 3 volte, insomma, questo decidetelo voi, eh. Se avete un filato sottile, ovviamente potete anche fermare con lo stesso filato. Io, come vi ho detto, preferisco sempre usare il filo di nylon. Poi, ovviamente, vado all'interno. Allora, tenete conto che questa è la parte interna, ok? Quindi io da dietro adesso vado a nascondere un pochino il filo, ovviamente. Faccio anche un nodino entrando attraverso qui. E ed ecco qui. Che ho fissato, vedete il primo. Adesso ovviamente dall'altra parte noi dobbiamo fissare l'altra parte del bottoncino. Quindi che cosa faccio? Vedete, faccio in questa maniera, così più o meno, per regolarmi. Vedete, così e così. Non deve essere troppo, ovviamente, vedete, accavallato, ma neanche troppo poco. Quindi faccio così, lo sposto. Ed ecco qui, mi sono presa, vedete la misura. E adesso vado a cucire di qua alla stessa maniera di come ho cucito il bottoncino. Quindi andate a proseguire. Ovviamente ne metterò anche un'altra qui, vedete, io qui ne ho messe due, una qui e una sopra. Quindi se le mie i miei bottoncini sono da 1 centimetro, ok? Ovviamente se ne trovate di più piccoli, magari ne potete mettere tre. Una volta vedete che ho fissato anche di qua il bottone, abbiamo questa comoda chiusura ovviamente dietro i nostri sandali. Ed ecco qui che sono pronti per essere indossati. Ok, quindi ragazze, andate ovviamente a sviluppare quello che è il vostro, a questo punto l'avrete già sviluppato ovviamente perché questo è il termine del nostro tutorial. Come vi ho già detto, potete farlo in tutte le misure, seguite le indicazioni. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale YouTube e soprattutto di attivare la campanella perché così non perdete nessun tutorial. Ogni volta vi arriva la notifica che è stato pubblicato un tutorial. Io vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.